Ciao amici! Che si tratti di genere umano, del regno animale o persino vegetale, i gemelli siamesi sono entità di cui i corpi si sono fusi nel corso dello sviluppo embrionale. Con una frequenza di circa un caso su 100.000 nascite su scala mondiale, il numero di siamesi rimane relativamente importante. Se al giorno d'oggi, con i progressi della scienza, è possibile anticipare al momento dello sviluppo embrionale casi del genere e quindi lasciar scegliere ai genitori di portare a termine le loro gravidanze, alcuni considerano che il valore di una vita rimanga lo stesso, siamesi o no. Questo tipo di caso, talvolta, è possibile pensare a un intervento dopo la nascita in modo da separare i siamesi, ma i rischi possono essere talvolta vitali per uno, se non addirittura per entrambi. Oggi stai per scoprire 10 casi di siamesi così impressionanti che è difficile credere alle loro esistenze. La storia dei fratelli siamesi, Ronnie e Donnie Galion, è molto triste, ma porta un grande messaggio di solidarietà e perseveranza. Questi fratelli americani, nati nel 1951, sono considerati come i gemelli siamesi più anziani di tutta la storia dell'umanità, titolo che avevano conquistato nel 2014, nel giorno del loro 63esimo compleanno. I fratelli condividevano lo stesso tubo digerente inferiore, così come lo stesso apparato riproduttivo, ma possedevano tuttavia ognuno il proprio cuore e il proprio stomaco, così come i propri arti inferiori e superiori. Questi gemelli hanno trascorso gran parte della loro vita come membri di un circo itinerante sotto la guida del padre, che li metteva in mostra solo per profitto. Soltanto nel 1991 i due fratelli andranno in pensione e inizieranno a vivere finalmente per se stessi, lontani dallo sguardo oppressivo del pubblico curioso e insensibile. Ronnie e Donnie Galion si spegneranno infine il 4 luglio 2020 a 68 anni, nella loro casa tranquilla e circondati dalla loro famiglia. Nel loro piccolo villaggio rurale nel cuore dell'India, i gemelli siamesi Shivanath e Shivram Sahu sono letteralmente adorati come incarnazioni divine e alcuni non esitano a fare un lunghissimo pellegrinaggio per poter incontrarli. Infatti, i due fratelli sono nati attaccati dalla vita e condividono due gambe e quattro braccia, il che li costringe a funzionare in perfetta sintonia in modo da compiere qualsiasi tipo di compito. I gemelli siamesi possiedono anche due cuori, così come due stomaci, e avrebbero potuto in questo modo essere separati nel corso dei primi anni della loro vita, ma Shivanath e Shivram hanno fermamente rifiutato questa offerta, preferendo rimanere uniti tra loro. Al giorno d'oggi, quasi ventenni, i siamesi si sono ampiamente abituati al loro handicap fisico e sanno cavarsela meglio di chiunque altro, facendo persino bici su una bicicletta modificata appositamente. Gli interventi chirurgici per la separazione di gemelli siamesi sono sempre molto delicati e richiedono una grande competenza da parte della squadra dei chirurgi, soprattutto quando si tratta di gemelli uniti dalla testa. Infatti, è estremamente difficile, se non addirittura impossibile, separare dei gemelli craniopaghi, chiamati così perché le loro scatole craniche sono unite tra loro. La difficoltà proviene dal fatto che i loro cervelli e anche le loro vene sono impigliate insieme e districarle risulta essere un autentico rompicapo per il medico. Per fortuna, e grazie ai progressi della medicina attuale, nuovi metodi consentono un tasso di successo molto più alto rispetto al passato, garantendo in alcuni casi una separazione senza conseguenze, o quasi. Isabel e Isadora Freitas sono gemelle craniopaghe brasiliane di un anno e mezzo che hanno potuto essere separate con successo, utilizzando i progressi tecnologici di punta. Infatti i crani e i cervelli delle due bambine sono stati modellizzati in modo identico in tre dimensioni con l'aiuto di stampi in acrilico, riprendendo in modo molto preciso la disposizione di ogni arteria e di ogni vena. L'intervento, che è durato più di 15 ore, ha quindi consentito infine alle due sorelle di essere mantenute in vita e di poter crescere come sorelle gemelle come le altre. In Africa subsahariana le malformazioni congenite sono in alcuni villaggi isolate, talvolta abbinate alla stregoneria e agli spiriti maligni, il che non fa altro che complicare di più la vita delle famiglie. La madre di Bissi e Deyenga, due sorelle siamesi camerunensi, avevano quindi dovuto fuggire dal loro villaggio natale per proteggersi dai suoi abitanti, che avevano provato di attentare le loro vite. Infatti le sorelle gemelle erano nate unite a livello del fegato e della base del torace, e fin dalla loro venuta al mondo il loro aspetto terrorizzò gli abitanti superstiziosi del paese. Per fortuna la madre e le sue due figlie hanno potuto raggiungere la capitale Yaoundé per mettersi al riparo e da lì hanno alla fine potuto lasciare il Camerun in direzione Francia per un intervento di separazione gestito da una ONG. Quando sono arrivate nell'esagono fu così una squadra di oltre 20 medici e specialisti che si mobilitò intorno alle giovani gemelle, ognuno operante un organo in particolare. L'intervento venne incoronato col successo e le due sorelle sono ormai separate e possono d'ora in poi aspirare a un'infanzia normale.
Grazie ai progressi della medicina moderna, le possibilità di sopravvivenza per gemelli siamesi separati con precisione chirurgica non fanno altro che migliorare col passare del tempo. Quindi è assolutamente possibile vedere gemelle siamesi separate da 16 anni che al giorno d'oggi conducono le loro esistenze in modo completamente autonomo. Zainab e Janat Rahman avevano appena 6 settimane quando hanno subito un intervento chirurgico nel 2002 per separarle. Le due sorelle erano unite dalla pancia e condividevano il fegato, un organo che ha la particolarità di rigenerarsi automaticamente, quindi la separazione era andata bene, benché ci siano state molte preoccupazioni da parte dei medici, riguardo specialmente il futuro incerto delle gemelle. Infatti si temeva che una di loro potesse ammalarsi dopo l'intervento, o peggio, che potesse perdere un membro e ritrovarsi disabili a vita. Ma dopo più di 16 anni, Zainab e Janat Rahman vivono come la maggior parte degli adolescenti della loro età, essendo il ritratto della salute e aspirando a un futuro molto radioso. Kendra e Malia Herin sono gemelle siamesi che sono nate completamente unite a livello dell'addome e del bacino, possiedono lo stesso rene e lo stesso fegato, e ognuna controlla una gamba. A 4 anni, i genitori delle due sorelle avevano deciso alla fine di scegliere di fare un intervento chirurgico in modo da separarle, e questo nonostante i bassi livelli di sopravvivenza annunciati dai medici. L'intervento si è tuttavia svolto ed è durato più di 26 ore senza interruzione, mobilitando una squadra di 6 chirurgi e 25 membri del personale sanitario dell'ospedale. Le due sorelle hanno quindi potuto essere separate con successo, ma avevano ancora bisogno di numerosi interventi più o meno gravosi, come un trapianto di reni e l'inserimento di rinforzi in titanio in modo da stimolare la crescita delle ossa. Quindi, dopo lunghi anni di dolore e riabilitazione, Kendra e Malia Herrin sono ormai due sorelle assolutamente normali che hanno saputo superare i loro handicap e che vivono un'esistenza felice, circondate dalla loro famiglia affettuosa. La storia favolosa di Lori e Dori Chappell, due sorelle siamesi craniopaghe, è una vera lezione morale di speranza. Queste gemelle, nate negli Stati Uniti nel 1961, in un'epoca in cui la medicina non era così avanzata quanto al giorno d'oggi, non potevano pretendere di fare un intervento chirurgico di separazione senza rischiare di morire. Quindi sono rimaste attaccate dalla testa e hanno dovuto subire gli errori di valutazione dei medici, che le consideravano allora come errori della natura, completamente ritardate e non idonee alla vita sociale. Lori e Dori Chappell furono allora rinchiuse per i primi 24 anni della loro vita in un ospedale psichiatrico, fino al giorno in cui decisero di lottare per i loro diritti e dimostrare al tribunale che non fossero malate mentali. Da allora le gemelle non hanno smesso di stupire il mondo. Lori e Dori, che alla fine ha deciso di identificarsi come uomo e di chiamarsi George, sono successivamente diventate famose come cantanti country e per aver sviluppato delle apparecchiature specializzate per le persone a mobilità ridotta come loro. Grazie a questo genere di apparecchiature, la loro vita quotidiana si è migliorata molto e questo ha consentito loro di avere delle avventure sentimentali con persone di sesso opposto. Chang e Deng Bunker sono i fratelli gemelli più famosi della storia, visto che sono persino all'origine dell'appellativo fratelli siamesi. Infatti hanno visto il giorno nel 1811 nel regno del Siam, al giorno d'oggi famoso con il nome di Thailandia. I gemelli collegati dal tronco furono scoperti da un mercante scozzese che li portò con sé in America e in Europa. Esibiti per anni nelle fiere e nelle giostre come mostri o curiosità esotiche, i fratelli Bunker finiranno per stabilirsi come contadini in Carolina del Nord nel 1843. Saranno alla fonte di una autentica dinastia, sposando due sorelle che avranno 11 figli ciascuna. Una discendenza estremamente prolifica e che rappresentava già circa 1500 persone nel 2006. I fratelli Bunker si sono infine spenti nella notte del 17 gennaio 1874, a più o meno 2 ore di distanza. Infatti Chang morì per primo, in seguito a una polmonite, portando alla morte suo fratello Heng, che era tuttavia in buona salute e che avrebbe potuto vivere molti anni in più se fossero stati separati in tempo. Maria e Consolata Muakikuti erano sorelle siamesi, unite a livello dell'addome, che condividono la maggior parte degli organi vitali come fegato e polmoni. Queste gemelle tanzaniane furono molto presto abbandonate dalla loro famiglia e raccolte da religiose della Chiesa Cattolica, che le hanno cresciute ed educate. Maria e Consolata hanno quindi potuto raggiungere i 20 anni in un ambiente stabile e hanno persino realizzato l'impresa di proseguire gli studi superiori all'università. Studentesse in arte ed educazione, le due sorelle aspiravano infatti a diventare professoresse di storia e di lingue, ma purtroppo non poterono realizzare i loro sogni. Maria e Consolata sono infatti morte nel 2018 a 22 anni, in seguito a un'insufficienza cardiaca. La loro scomparsa tragica aveva immerso l'intero paese in lutto e non aveva mancato di ricordare la lotta gloriosa che avevano condotto contro la malattia, ma anche contro i genitori che abbandonano i loro figli con la scusa dell'handicap.
Abigail e Brittany Ansel sono indubbiamente le sorelle siamesi più famose del pianeta, visto che fanno parte dei rarissimi esemplari di siamesi bicefali. Infatti le due sorelle condividono lo stesso corpo, ognuna delle teste controlla una parte, o quella destra o quella sinistra. Abby, qui a sinistra, e Brittany a destra, sono nate il 7 marzo 1990 nel Minnesota e non è mai stata questione di separarle, visto che questo avrebbe significato o la morte o l'handicap a vita di una tra loro. Infatti le gemelle condividono la maggior parte degli organi vitali sotto la vita, tra i quali il fegato, la vescica, il colon e persino l'insieme del sistema circolatorio. Oggi le sorelle, trentenni, vivono una vita assolutamente normale e piacevole, avendo imparato da molti anni ad abituarsi alla condivisione del loro corpo. Così possono muoversi agevolmente ed uscire a divertirsi con gli amici, purché riescano a mettersi d'accordo riguardo l'abito che indosseranno per uscire. Allora, cosa pensi di questi 10 gemelli siamesi di cui non sospettavi nemmeno la loro esistenza? Ecco due video che potrebbero anche interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!